Queste iniziative che riguardano l'educazione stradale, che voi fate già con le vostre insegnanti, ma non basta, ecco perché la vicinanza delle scuole alle altre agenzie del territorio, in questo caso il referente provinciale dell'educazione stradale, che ci spiegherà nella città di Crotone quali saranno le iniziative che si vogliono intraprendere in questo senso. Perché incominciamo dai ragazzi? Perché è proprio nella scuola che si formano le idee, le iniziative, e poi voi stessi sarete veicolo presso le vostre famiglie, presso i vostri genitori. Confidiamo molto nella vostra attenzione, in maniera che riuscirete a dire le iniziative che si faranno nel periodo di novembre da parte della provincia di Crotone, rappresentata qui dal... Mi raccomando la massima attenzione, è una materia di studio questa, è una materia trasversale a tutte le discipline, per cui è necessaria la vostra attenzione. Grazie. Allora, grazie. Io devo dire la verità, quando ho iniziato, lavoro in provincia, abbiamo lì aperto un centro di monitoraggio sulla sicurezza stradale che raccoglie i dati sugli incidenti stradali e cerca insieme ai proprietari delle strade di sistemare quei punti dove avvengono gli incidenti. Avete visto tutte queste rotatorie che stiamo mettendo sulla 106, gli autovelox? Beh, queste attività ci stanno consentendo di abbattere moltissimo l'incidentalità stradale. Figuratevi che nel giro di 4 anni di attività siamo riusciti ad abbattere gli incidenti mortali dell'80%. Però queste sono cose che riguardano la nostra attività scientifica e istituzionale. Insieme a questa attività ci riusciamo a fare anche queste cose insieme a voi, attività di educazione stradale. A tal proposito vi devo dire una cosa: quando ho incominciato 10 anni fa, io ho conosciuto una persona speciale, non lo dico con una certa emozione, ma la terza regola, siccome mamma, papà, qualcuno mi ha detto non mettere la cintura, voi però dovete metterla la prima volta, se no come fate a gridare mamma del fatto che non la mette, no? Allora, Gianina lo sa perché è una cosa vecchia questa qua, una nostra vecchia regola. Allora, fai tu. Cosa devo dire? C'è qualche mascalzone, no, a casa. Allora, adesso vi spiego cosa dovete fare quando entrate in macchina. Vi sedete dietro, vero?